Vi è mai capitato di chiedervi se i vostri dati, o per essere più precisi le vostre password, sono stati esposti al pubblico? In realtà esiste un modo molto semplice per verificarlo. Basta inserire il vostro indirizzo email sul sito haveibeenpwned.com, eccolo qua. Se decidete di farlo, sappiate che, come me, potreste avere una brutta sorpresa. Anzi, è molto probabile che l'abbiate, il punto sta semplicemente in quanto sia brutta, cioè quante volte la vostra password è stata oggetto di un data breach. Nel mio caso 4 volte, ci sono stati casi molto peggiori anche tra i miei colleghi, 11-14 volte, per cui potremmo dire che non è andata malissimo. Niente paura, non c'è niente di cui preoccuparsi, c'è qualcosa da fare però, che è andare subito a capire se... o meglio, come cambiare la nostra password. Le password sono importantissime, non c'è bisogno che lo diciamo qua. Quello che è importante sottolineare è che non vanno scelte pensando tanto alla nostra capacità di memorizzarle, come spesso facciamo, quanto piuttosto al rischio concreto che vengano intercettate e scoperte. Come si costruisce dunque una password affidabile? Innanzitutto, regola super di base, evitando i dati personali, i nomi, i compleanni, qualsiasi informazione, la scuola a cui siete andati, che avete frequentato, eccetera, eccetera. Tutte queste informazioni sono facilmente reperibili nella nostra cartella di dati che è perennemente online, accessibile. Si chiama ingegneria sociale questa metodologia di ricerca. Basta pochissimo, per una persona che lo sappia fare, per ricostruire in base alla nostra storia digitale, alle nostre tracce che abbiamo disseminato nella rete, anche senza accorgercene, una serie di informazioni utilissime per provare ad hackerare i nostri profili. Il consiglio di partenza quindi è quello di, innanzitutto, non scegliere parole relative a questi dati personali, ma di combinare caratteri alfanumerici, simboli, maiuscole e minuscole. Il passo successivo è quello di non utilizzare una password, una singola parola o combinazione di caratteri e di simboli, ma una cosiddetta passphrase. Cos'è una passphrase? È qualcosa, come si capisce anche dalla definizione, di molto più lungo. Può essere una citazione dalla vostra canzone preferita, può essere una riga di testo tratta da un libro che state leggendo, o meglio ancora, per rendere le cose più complesse, la prima lettera di ogni parola di una frase specifica, magari appunto tratta da una canzone, con l'aggiunta, se vogliamo, anche di qualche numero o simbolo. Altro suggerimento: quando possibile, tutte le volte in cui è possibile, utilizzate la verifica in due passaggi, Google Authenticator di Google. Cos'è la verifica in due passaggi? È l'affiancamento alla password di un generatore di codici che crea un codice monouso nato all'istante che ci viene inviato via SMS o mail ed è necessario per questo secondo sblocco del sito o del servizio. La password sola non basta più, ci sono due livelli di sicurezza che vanno combinati per poter accedere. Anche questo potrebbe non bastare. I ladri di password, se ci pensate, usano software così sofisticati che sono in grado di testare milioni di combinazioni al secondo. Il problema, molto spesso, è che noi siamo esseri umani e quindi siamo prevedibili nelle nostre scelte, nei nostri ragionamenti, anche quando magari tentiamo di non esserlo, di essere controintuitivi e non razionali. Apparentemente l'unica password veramente sicura è quindi quella creata da una mente non umana. Però non tutti noi abbiamo a disposizione un software, un bot, un robot che ci aiuti in questo compito. Come possiamo fare per aggirare questo ostacolo? Un consiglio divertente e anche facile da mettere in atto per chi parla l'inglese lo trovate guardando il video How to make a super secure password. Questa è una risorsa gratuita creata dall'Electronic Frontier Foundation e che trovate sulla piattaforma del Resource Center on Media Freedom in Europe. Vi bastano sostanzialmente 3 oggetti, un dado, un pezzo di carta e una penna. E poi ovviamente l'accesso tramite Google a una qualsiasi Diceware Word List, che è una lista di parole generiche, assolutamente non collegate fra di loro, che scegliete letteralmente con il lancio di dadi e la combinazione dei numeri che escono da questo lancio di dadi. Un metodo molto semplice e molto divertente che vi consentirà di creare password totalmente random e quindi ad altissimo livello di sicurezza. Una password di questo tipo, creata con questa modalità, è sicuramente indicata per rendere sicuro il vostro computer, a maggior ragione come password generale da scegliere per il password manager.
Cos'è un password manager? È un programma che archivia in modo sicuro e crittografato tutte le password per tutti i vostri device e servizi web. Anche qui dovrebbe essere inutile ricordare che non bisognerebbe mai usare la stessa password o alternarne solo due su vari device e su vari servizi. Non bisogna assolutamente segnarle su fogliettini volanti o post-it. Il password manager fa questo lavoro per voi. Basterà a questo punto una master password che vi apre lo scrigno con tutte le altre password. In questo caso è fondamentale scegliere un password manager certificato e sicuro. Non è necessario che sia a pagamento, ci sono anche alcuni password manager open source che sono perfettamente sicuri, oltre appunto ad essere gratuiti, come KeePass, che si scrive K-E-E-Pass, che tra l'altro per chi è un fanatico assoluto della sicurezza e vuole portare fuori dal cloud le proprie password, i propri dati sensibili, KeePass è disponibile addirittura direttamente sul device, quindi non c'è questo passaggio aggiuntivo. Per concludere, una nota finale di buonsenso, prima ancora di farci venire questi dubbi su password manager eccetera e sull'uso di strumenti di questo tipo, stiamo attenti ai browser. Memorizzare le password e i dati sensibili su Firefox, Chrome o Explorer non è esattamente una mossa sicura, perché basta un furto del laptop, un virus, un malware per restare completamente esposti. Soprattutto, mai commettere l'errore di salvare le proprie password su un device condiviso, su un computer su cui lavorano più persone, su un tablet che rimane a disposizione di molti, perché nei fatti è come lanciare una porta spalancata che invita ad entrare di nuovo il primo che passa, magari tenendogli anche la porta aperta e indicandogli il percorso con il dito.